Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi mi vedete così e vuol dire solo una cosa: quando mi vedete così, lo sapete, siamo a un altro evento cosplay. Precisamente ci troviamo a Roma Nerd Fest e oggi ragazzi, nuovo video così, video di cultura, perché ragazzi la cultura ci vuole video di cultura. Andrò a fare delle domande riguardanti videogiochi, anime, cose un po' così ai cosplayer che ci sono qui con il nostro buzz rosso. Se sbagli la risposta hai sbagliato. Quindi andiamo subito a vedere che livello di cultura hanno questi cosplay. Ovviamente dopo che, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like raga, e fate tutto quello che dovete fare sempre. Dai, andiamo subito a vedere i cosplayer quanto ne sanno. Ecco la prima persona a cui rompere i coglioni. Non è una cosplayer, ma c'ha parecchio a che fare con i cosplayer. Tu sei? Ilenia, questo vedi, che cos'è qua? Che sta scritto qua? Tales. Allora, spiegami un attimo che cos'è prima di farti le domande. Non lo devi spiegare bene. Non c'è sta, non c'è sta. Chi è? C'è sta. Famo pure Aleado. Mi ha chiesto che cos'è Incantails. Spiegaglielo. Allora, un'associazione culturale dedicata, diciamo, principalmente a tutti i cosplayer o comunque gli amanti del mondo fantastico più in generale. Grande. Allora, eccola. Registro corso. Allora, facciamo le domande. Non leggete le domande. Allora, prima domanda la faccio a te. Come si chiama la gang di cattivi di Detective Conan? Vediamo se rispondi esatto. La gang dei cattivi di Detective Conan, come si chiama? La brigata? Come si chiamano i cattivi di Detective Conan? Conan Superstar. No, l'organizzazione fantasma. No. Organizzazione nera, raga, nera. Allora, eccole, queste sono le altre due cosplayer. Tu sei? Nilo di Genshin Impact. Pensavo era la sirenetta, invece no. Tu invece sei? Cave. Allora, vi faccio un paio di domande, vediamo il vostro livello di cultura. Ok, la faccio prima a te. Allora, il primo gioco, questo è gaming, quanto ne sei di gaming? Zero. Il primo gioco platform, cioè il primo gioco sui cabinati così che è uscito, qual era? Super Mario. Ci sei andata vicina. No, non era, è Donkey Kong. Tu invece dimmi, invece, sempre riguardante il mondo gaming, in quale picchiaduro, sai che sei il picchiaduro, quello dove fanno a cazzotti, okay, così, non è mai apparso Pac-Man? Ci sono intanto il picchiaduro, Pac-Man è apparso, evidentemente. In questo no, quale? Dimmene uno. Che ne so io? Dillo. Non lo so. Inventate un videogioco. No, perché poi mi insultano. Era Virtua Fighter. Allora, vediamo una domanda di riserva. Questa vale per tutte e due. Una cosa. Vincete gli applausi. E tanti cuori nei commenti. Infatti, chi dice la risposta esatta, tanti cuori nei commenti. Questa è rivolta a tutti e due. Grazie. Quanti anni ha Shinichi di Detective Conan, c'è presente? Quando viene trasformato in bambino? Oddio! Quanti anni ha? Oh signore! Dici? 20 anni. Tu invece dici? Non. Aspetta, qual è la domanda? A quanti anni Shinichi è diventato bambino principalmente? Io ho sentito tipo 17 in realtà. Niente. E tu invece hai detto giusto, bravo, tanti cuori per lei nei commenti, bravo. Ora tu come ti chiami? Alessandra. Tu invece? Ray. Allora vi faccio qualche domanda, vediamo il vostro livello di cultura generale, no? Riguardo anime, gaming, un po' in generale così. Allora,
quale perla custodisce Lucia delle Mermaid Melody? C'è presente le Mermaid Melody? No. C'è una perla, ci sono tante perle di tanti colori. Lei che colore, quale perla di che colore custodisce? La perla rosa. Tu? Lo stavo pensando anch'io, rosa. Di quella blu. Blu. Tu? Blu. Blu. E tu? La perla rosa. E tu invece hai detto giusto, rosa grande. Tanti like nei commenti per lui. Allora, tu sei? Come ti chiami? Charlie. Charlie, ma sei in cosplay, fammi capire. Sì, sì. Che cosplay? Dimmi il cosplay. Akira Oren di Persona 5. Ok, tu invece sei? Sal. Di chi? San? No! Il gatto mio si chiama San, ok. Il cosplay è Akashi Ngoku di Persona 5. Grande, allora vediamo il vostro livello di cultura, vediamo, okay. Vediamo. Il primo picchiaduro in generale, sai cos'è il picchiaduro? Quello dove i videogiochi, dove è stata la cazzotti. Sì, il primissimo picchiaduro che è stato fatto, come si chiama? Super Mario. Beh. No. Non penso. Diablo tipo. Tu Diablo, tu? Non ne ho la più pallida idea. Avete sbagliato, raga. Era Virtua era Heavyweight Camp. Buonanotte. Domanda di riserva, domanda di riserva, domanda di riserva. Ci avete presente Rossana? Rossana, ci avete... Dove è ambientato Rossana? Questo è facile, dai, è facile. Va bene. Se non è in che città è in che città è ambientato Rossana? L'anime Rossana. Giappone. Ok, Giappone, sì. Ma che città del Giappone? Dine una. Tu dici Tokyo? Anch'io tu? Dico Tokyo. Non grande! È Tokyo! E lo cazzo deve essere qua a Roma, a Monte Spaccato. È giusto, bravo! Tanti like per loro, tanti like per loro. C'è qua un altro cosplay, un cosplayer e il portaborse del cosplay. Sì, effettivamente. Esatto. Tu, quindi il tuo cosplayer, come sei, il tuo cosplay, come si chiama? Zenitsu Agatsuma. Ah, Zenitsu Agatsu? Tu sei? Luise. Luise, lui è il portaborse di Zenitsu. Allora, quanto ne sapete di videogiochi? Qualcosina, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, in quale videogioco è possibile affrontare Alien? C'è presente Alien? C'è un videogioco specifico che ci puoi giocare o che lo puoi affrontare? Oddio, ci avevo pure giocato. Oh, vedi, allora? Allora, mi ricordo Alien Confined, mi sembra, una cosa del genere. Ok. Era quello dove erano bloccati. Ma no, aspetta, aspetta, aspetta. Non il videogioco ufficiale, un altro videogioco dove trovi questo personaggio. Ah, oddio. Mi sono spiegato io. Ok. Ah, Dead by Daylight. Tu invece? Non lo so. No! Era Mortal Kombat. Ah, è vero, cavolo. In Mortal Kombat. Domanda, domanda di riserva. Azzeccatevi di più, se no non uscite. Domanda di riserva. Allora, vediamo quale. Oh, questa è di Pokémon. Ne sapete più o meno qualcosa? Molto più o meno. Dai, vediamo. Collezionavo carte Pokémon, ma da piccola. Adesso vediamo adesso cosa esce fuori. Vediamo cosa esce fuori. Misty, ce l'avete presente Misty? Sì. Oh, è la capopalestra di Pumbleon, no, di Pumbleopoli, sì o no? Dio, mi sembra di sì, l'ultima volta ho visto Pokémon è stato parecchi anni fa, per cui penso quindi, di sì. Comunque. Tu dici sì, tu? No. Tu dici no? Hai ragione lui, esatto. No, e di Celestopoli. Ce l'è tanti cuori nei commenti per lei. Con ste orecchie che c'hai in testa, dimmi che personaggio sei. Sono Pizzarolli di Eluva Boss. Pizzarolli, Pizzarolli. Pizzarolli, vabbè. E allora, quanto ne sai di anime, gaming, così? Un cazzo, un san cazzo. Vediamo quanto ne sa realmente. Allora, mo mi devi dire in che anno ha debuttato in Italia Attack of Titan? Non ne ho la. Questo è facile, idea. Dai, dimmi un anno. Siamo nel 2024, secondo te? 2014. Ci sei andata vicina, però, era 2015. Okay. Domanda di riserva, ti faccio una domanda di riserva.
di Sailor Moon, ne sai qualcosa? Non lo so. Niente. Qual è la Sailor Moon guerriera dell'acqua? Sailor Mercury. Sailor Mercury è giusto, grande. Tanti cuori per lei, così come c'è il cuore grosso qua sua cosa. Tanti cuori per lei nei commenti, grande. Tu sei, qual è, com'è il tuo personaggio? Ocha Kuraga di My Hero Academia. Di My Hero Academia, grande, grande. Allora, quanto ne sai di videogiochi? Poco. Giusta domanda. Bella domanda, mi piace. Il primo gioco stealth, cioè presente stealth, qual è? Quello dove entri nel personaggio e inizi a sparare così. Okay. Il primo gioco, dimmene uno. Non ne ho la più pallida idea. Dimmene uno. Sui videogiochi. No. Era Shoplifting Eating Boy. Boh, non so se l'ho detto giusto. E niente, vabbè. Domanda di riserva. Vediamo dove. Aspetta, facciamo una cosa così. Sugli anime. Okay, ne so un po' di più. Dai, questa è facile. Okay. Se non sai questa, sì. Allora, il dio di Death Note è uno Shinigami, sì o no? No. No? Non lo so. No? Sì. No? Sì o no? Uso le parti. Sì? Sì? Sì. Sì? Non lo so, no. Tu, uno devi scegliere. No. Precisa. No. Tu dici? No. E invece sì, è uno Shinigami. Che deve essere? Uno spazzacamino. È uno Shinigami. L'hai stoppato. Vabbè. Però dategli qualche cuore nei commenti lo stesso. Dai, vabbè, dai. Che personaggio sei tu? Tutto a te, già ti si conosce, diciamo. Però dillo, che lui è ignorante. Che personaggio è? Sono Wolverine. Tu sei Wolverine, tu invece sei? Jubilee. Allora, vediamo quanto ne sapete di videogiochi. Di videogiochi, ne sapete qualcosa? No, fa niente, non fa niente. Allora, in quale videogioco ci sta un videogioco dove è possibile affrontare Alien? C'è presente Alien, quello del film? C'è sta un videogioco che non è Alien, un altro, dove lo puoi affrontare? Qual è? Non lo so. È Mortal Kombat, raga, Mortal Kombat. Domanda di riserva. Vediamo. In che anno ha debuttato in Italia Attack of Titan? 2013? Non mi ricordo. Tu dici? Non lo so. Dimmi un altro di anno. 2015. Tu dici? 2015. E tu hai detto giusto, grande, grande, tanti cuori nei commenti per le grandi, ragazzi, 2003, ma non sta 2013, o stavano ancora a disegnare, o stavano. Che personaggio è il tuo? Wei Wuxian da Grandmaster of Demonic Cultivation. Secondo me mi sta a cazzare, secondo me è stata di una cazzata, vabbè, andiamo avanti, vabbè. Allora, vediamo che domanda farti. Oh, di videogiochi ne sai qualcosa? Poco, vediamo. Dove troviamo Ezio Auditore? Sai chi è Ezio Auditore? No. Ecco, in che videogioco troviamo Ezio Auditore? Non lo so. Prince of Persia, The Forgotten Sand. No, sappiamo anche io questa. Andiamo avanti, vediamo che altre domande ci stanno. Oh, allora, questa mi piace. Quanti anni ha Shinichi quando viene trasformato in bambino? Shinichi, Detective Conan sarebbe, c'è presente? Non lo so. A quanti anni è stato trasformato in bambino? Mi dispiace. Dimmi l'età. 16. Ci sei andata vicino, però ci è andata vicino. 17. No! Oh, di poco proprio, no. Tipo, vabbè, diciamo che erano 16 il giorno prima che faceva, era proprio il giorno prima, quindi stava là. Vabbè, ragazzi, noi abbiamo visto la qualità di cultura di questi cosplayer. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete tanti cuori a quelli che hanno risposto giusto, a te la damo per giusta. Vabbè, diciamo che facciamocela andare bene. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Shagari!